Oggi siamo nel comune di Pomarico con il sindaco Francesco Mancini. Buongiorno sindaco e ben ritrovato. Buongiorno Allora sindaco, la mia domanda è, nel vostro comune sono già stati girati dei cortometraggi o dei film o del materiale video che lei sappia? a voi. Sì. Le dico subito che, per esempio, io e la Giulia, non so, quel film di qualche anno fa italiano, è stato girato nelle campagne in una masseria. È un bel film italiano che ha avuto anche un po' di successo. Poi qualche cortometraggio, sia al centro storico, che è molto ampio e molto bello, e poi nella corte del Palazzo Marchesale. Noi abbiamo un Palazzo Marchesale abbastanza grande, di 100 stanze. E c'è una bella corte in cui sono stati girati cortometraggi e altri tipi di video. Perfetto, Quindi quindi sì, abbiamo già un po' di esperienza, ma non tantissima, chiaramente. siete già stati luogo, diciamo, di set cinematografico. E questo mi porta appunto alla mia seconda domanda. Quali sono i luoghi, diciamo, più caratteristici del vostro territorio che potrebbero essere eventualmente utilizzati come set cinematografico? Quindi parlo sia a livello di paesaggio che di monumenti, che quindi, insomma, veda lei. Come anticipavo, il Palazzo Marchesale è il luogo che si presta di più a questo tipo di discorsi. Chiaramente c'è una bella corte, c'è delle stanze che ricordano il 1700, chiaramente con degli affreschi, dei luoghi che ci riportano indietro nel tempo. Abbiamo il centro storico che è affascinante perché tra viuzze e palazzi, diciamo, nobiliari. Ha un certo fascino, poi da lì si vede dall'alto del nostro centro storico ci sono dei panorami interessanti che vanno dal Pollino, che è una parte della montagna, fino al mare di Metaponto. Quindi si vedono entrambe le situazioni, mari e monti. Quindi abbiamo questo spettacolo visivo che è d'impatto chiaramente. Abbiamo anche una zona artistica molto, diciamo, archeologica del 400 avanti Cristo, dove ci sono dei resti delle pareti di difesa della vecchia Pomarico, Castro Cicurio precisamente. Quindi abbiamo dei luoghi interessanti dove poter svolgere questo Grande. tipo di lavoro. Beh, direi che non vi mancano. Per fortuna non ci mancano. Avete per tutti i gusti. Bene, sindaco, e, che lei sappia, ci sono delle persone che si occupano di cinema, dei filmmaker nel vostro territorio? Purtroppo no, però ci sono molti giovani che sono affascinati da questo mondo, quindi troveremo anche terreno fertile in questo senso, però veri e propri non ce ne abbiamo, c'è qualcuno che si diletta in modo personale, però c'è molto, vedo che quando ci sono stati questi tipi di eventi c'è stata molta attenzione da molti giovani che erano affascinati da questo tipo di mondo. Certo, quindi magari al cinema da mare potrebbero sperimentare appunto il mondo del cinema insieme a noi. Bene, sindaco, se vuole fare un saluto ai nostri ragazzi di cinema da mare, perché come lei sa, molti ragazzi che vengono a cinema da mare vengono dall'estero. Noi abbiamo una grandissima comunità internazionale, siamo una famiglia veramente internazionale. E diciamo l'Italia per loro è diventata un po' una seconda casa. E la Basilicata per noi di Cinema da Mare è la nostra casa, quindi non lo so se lei ha un saluto per i ragazzi. Sicuramente, io li aspetto a braccia aperte perché noi abbiamo un'arte nel DNA, quella dell'accoglienza. Quindi possono venire a Pomarico quando vogliono e saranno accolti come delle star. Quindi, visto che siamo nell'ambito del cinema, quindi noi siamo pronti e siamo ben felici se loro trovano l'occasione per venire a trovarci a Pomarico e scoprire questo paese che c'ha tanto da offrire e da offrire anche al mondo del cinema. Quindi le aspettiamo a braccia aperte. Speriamo di poterlo far presto, allora, sindaco. Io la ringrazio veramente Grazie, per questa intervista. gentilissima. Va Grazie a lei e spero di vederla presto. benissimo, buon lavoro.